Stamattina vi aggiorno, visto che è una cosa fresca di giornata, c'è stata una riunione proprio sulla questione degrado e sicurezza in giunta, dove abbiamo chiamato vari uffici, perché come ripeto la sicurezza e il degrado riguarda più settori, quindi il settore sociale, il settore dell'ambiente, il settore della polizia municipale, il settore della manutenzione e così via, e quindi sono stati coinvolti tutti gli uffici. È stato predisposto un progetto trasversale per andare a contrastare questi fenomeni nella zona, prevalentemente nella zona Saione, ma non soltanto, perché poi dopo si allarga anche la zona di Piazza Guido Monaco piuttosto che la zona di Campo di Marte. Quindi nei prossimi mesi vedremo anche qualche risultato ulteriore, qualche azione ulteriore coordinata dal comandante della Polizia Municipale, che sta veramente mettendo in campo un valore aggiunto rispetto al passato, una persona oltre che molto disponibile, molto preparata e molto in gamba, sa fare gruppo, è riuscita a ridare un nuovo impulso a tutto il corpo della Polizia Municipale, quindi sono convinto che riusciremo a portare qualche risultato in più. Fra l'altro vi dico che già stamattina avevo proposto al Sindaco di fare questa riunione in streaming, perché a me piace cercare di comunicare quello che facciamo, perché non sempre lo facciamo in maniera corretta. Stamattina non ce l'abbiamo fatta, però molto probabilmente dalla prossima riunione può darsi che queste... Cioè, farete la diretta Facebook? Faremo una diretta Facebook per far vedere quello che facciamo quando facciamo queste riunioni, e per far vedere l'impegno che l'amministrazione e gli uffici coinvolti metteranno per cercare di risolvere il problema, perché è giusto che tutti ci mettano la faccia nel bene e nel male, anche nella gratificazione, no? Perché dietro ai risultati, al lavoro, ci sono sempre tante persone, non è mai il merito di una sola persona.